Buongiorno cari amici, eccoci qui con una nuova rassegna stampa di oggi, 10 aprile 2018. Questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vitalizi, fico di 5 stelle della Camera hanno 15 giorni per presentare proposta di superamento del sistema attuale. Sfruttando i nuovi equilibri dell'ufficio di presidenza della Camera, il pentastellato ha chiesto una istruttoria per il ricalcolo degli assegni esistenti su base contributiva e l'aumento dell'età. Bisogna riequilibrare in modo sostenibile il rapporto tra quanto versato e le prestazioni erogate, così come sta avvenendo da 2 decenni per la generalità dei cittadini, appunto l'ha detto il numero uno di Montecitorio. Telecom Italia nella guerra tra soci va tutto in frantumi, il CDA si spacca anche sui comunicati. Cuore dello scontro, la mossa del collegio sindacale che nei giorni scorsi ha di fatto aperto la porta al fondo attivista americano Elliott, che sta dando non poco filo da torcere ai francesi. Sullo sfondo i conti degli americani che non tornano. Regione Lazio, Barillari, il Movimento 5 Stelle apre a tutti, tra noi e Zingaretti, accordo che funziona. Il consigliere pentastellato replica l'apertura nei confronti del Partito Democratico firmata a livello nazionale dal capo politico del Movimento Luigi Di Maio, portando come esempio il lavoro che i 5 Stelle laziali stanno portando avanti con la giunta guidata dal governatore Dem. Ungheria, Orban stravince le elezioni con quasi il 50%, il partito ultraconservatore avrà i seggi per cambiare la Costituzione. Il partito Fidesz ha ottenuto 133 dei 199 seggi, percentuale che gli darebbe anche la super maggioranza dei 2/3 necessaria per i cambiamenti costituzionali. Il primo ministro anti-immigrati, nazionalista e sovranista potrà così continuare a sviluppare il suo progetto di democrazia illiberale ispirato a Putin ed Erdogan. Difenderemo la nostra madre patria, ha detto. YouTube, associazioni USA, profitti da raccolta dati dai bambini, ma in teoria gli under 13 non possono accedere. Secondo l'accusa, Google avrebbe violato la legge federale che disciplina la raccolta di informazioni sui ragazzini al di sotto del limite di età consentito. Ma resta il nodo legale. YouTube non permette di iscriversi a chi ha meno di 13 anni. Spetta alla famiglia supervisionare l'attività online. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.